Domenica prossima 15 ottobre al Pala Partenope, grande appuntamento con lo sport. Torna con la seconda edizione Napoli Fitness Event, la manifestazione voluta e ideata da Donatella Carafa con un programma di iniziative che coniugano mondo del fitness e della medicina. Siamo cresciuti nel frattempo attraverso tutta una serie di micro appuntamenti durante l'anno che hanno avuto un successo molto importante e ci hanno portato a domenica, tra pochissimi giorni, a fare un qualcosa di più grande. Ci sono tutti gli appuntamenti classici del fitness, quindi abbiamo il classico step, il classico funzionale, quindi un po' tutto quello che riguarda il mondo del fitness che tutti conoscono, e in più però abbiamo tante novità. Abbiamo un palco completamente dance, urban dance, che spazierà tra l'hip hop, reggaeton, insomma tutto quello che è il dance attuale, e poi vabbè avremo la classica zumba, non può mancare, e abbiamo poi invece un settore crossfit, abbiamo il Real Marines Workout dove ci saranno appunto i militari veri americani, dove verranno a divertirsi un po' in mezzo a noi. E in più la cosa, quest'anno abbiamo qualcosa di più grosso ancora, che è un convegno medicale, che è il primo convegno medicale organizzato dal dottor Giovanni Borrelli, che riguarderà sempre l'atleta. L'evento, per il quale saranno allestite aree dedicate alle diverse discipline, è stato presentato questa mattina in sala giunta con l'assessore allo sport Ciro Borriello. Napoli è sempre più città di sport, capitale dello sport, l'università, di sempre più iniziative in città che hanno una visibilità importante. C'è la seconda edizione del fitness, insomma veramente bello, cioè, apriamo le porte insomma di un luogo che è destinato allo spettacolo, allo sport, che è una cosa veramente significativa, bella. Ci saranno diverse discipline sportive, ma soprattutto c'è lo sfondo insomma della cura della propria persona con la medicina. Insomma, crediamo che questo connubio tra sport e medicina possa portare ad avere sicuramente dei cittadini migliori. Immaginiamo soltanto quanta gente può fare sport, quanta spesa sanitaria in meno avremo. Quindi questo è un po' l'obiettivo, questo è l'obiettivo di tutti quelli che vogliono fare sport in questa città, soprattutto cercando di allargare anche le fasce sociali più complesse.